L'obiettivo di questo lavoro sarà quello di ripassare le lavorazioni fondamentali che abbiamo fatto in tornitura e fresatura l'anno scorso. Ci troveremo ad avere un pezzo che ognuno di voi potrà personalizzare inserendo varie tipologie di lavorazioni. Verrà chiesto di fare uno schizzo. E poi anche un disegno con il CAD. Le lavorazioni sono lavorazioni di spianatura, quindi dovremo creare un pezzo che dovrà avere almeno due facce parallele e una faccia a 90 gradi. Ci sono lavorazioni poi di scanalatura e di cave. Abbiamo delle lavorazioni di spallamento e infine ci saranno lavorazioni di foratura. Quindi verificheremo se la vostra idea iniziale, il disegno che avete preparato, corrisponderà perfettamente all'oggetto realizzato alle macchine.